Musumeci, lei quando fa delle cose aperte al pubblico si preoccupa del distanziamento o no, Presidente? Sarebbe assurdo se io che do le disposizioni non dovessi poi per primo dare l'esempio. Certo, non solo cammino sempre con la mascherina, ma faccio in modo che quando la gente si avvicina dico, beh, facciamo un metro di distanza. A volte viene l'impeto, noi siciliani soprattutto siamo particolarmente generosi negli abbracci, nei baci, è un sacrificio in più, ma è lo facciamo volentieri. È un grande sacrificio, volentieri. Ma quindi lei per esempio una scena come quella che stiamo vedendo non la vorrebbe vedere? Sarei compiaciuto per l'esultanza e l'ammirazione della gente, ma naturalmente proverei qualche disagio per la gran folla e per il mancato rispetto di una parte di quelle persone. A volte l'esuberanza va ben oltre ai limiti e le regole della distanza interpersonale. Questo è un problema serio che affronteremo anche questa estate. Lei vedrà che ci saranno spiagge incontrollabili nonostante la buona volontà. Abbiamo anche aperto le discoteche e sappiamo che nelle discoteche, benché all'aperto, benché con delle norme particolarmente rigide, inevitabilmente il contatto c'è la possibilità fisico, che poi le persone non mantengano, non rispettino le regole. Senta Presidente, intanto continuiamo a vederle però le immagini, perché io sono abbastanza colpita, mi perdoni, non era previsto, però insomma noi poi commentiamo quello che accade. Diciamo, è una scena che fino a prima del Covid eravamo abituati a vedere, adesso io vedo passare i telefonini per i selfie, vedo questo assembramento e penso che, insomma, sembra che il Covid non ci sia mai stato. Se non fosse per le mascherine delle persone, c'è una qualche leggerezza, professor Morrone? Sono preoccupato per il senatore Salvini e per tutte quelle persone che sono lì, perché il rischio di una contaminazione, la diffusione del virus è molto alta. Per cui, giustamente dice il Presidente Musumeci, ottimo questo entusiasmo, ma se potessimo mantenere le distanze sarebbe decisamente necessario. Senta, Presidente, io non ho capito bene perché il messaggio non mi è arrivato chiarissimo, ma lei si augura che vengano molti turisti in Sicilia, giusto, per l'estate? Ma certamente, come si fa a non pensare la Sicilia piena di turisti? Oh, ma arrivano turisti e sono sorvegliati speciali stranieri. Oppure no? Perché prima c'era la quarantena, adesso non c'è più. Ma insomma, li tenete d'occhio? Intanto le misure, come lei sa, sono decise in sede nazionale, d'accordo con i governatori. E se il mondo scientifico dice che certe misure possono essere momentaneamente deposte in cassetto, vuol dire che ci sono le condizioni perché si possa aprire la maglia. La precauzione, la cautela non è mai troppa. Noi abbiamo creato l'app siciliasicura.com, perché quella nazionale non vi piaceva, l'app Immuni. Sì, sì, certo, naturalmente, ma l'una non esclude l'altra. Questa nostra app, che chiunque può scaricare, già sono circa 20.000 le persone venute in Sicilia che in due giorni l'hanno scaricata, consente al turista di farlo accompagnare dal nostro sistema sanitario regionale. È una sorta di medico che accompagna notte e giorno il turista senza farsi vedere. Sia il medico di famiglia che il pediatra per chi viene con la famiglia a passare le vacanze. Quindi, ove mai ci fosse un problema, quella persona ha immediatamente gli strumenti per. Senta, le chiedo, siccome diversi sindaci hanno scritto al governo perché i voli per la Sicilia pare che siano diventati piuttosto esosi, vi hanno risposto? Dal governo, dico. Scusi, non ho capito la domanda. Allora, molti sindaci siciliani hanno scritto al governo perché i voli per la Sicilia, soprattutto nelle tratte coperte dall'Italia, sarebbero troppo costosi, questo dicono i sindaci. Il governo vi ha risposto, sappia? Domani ho un incontro al Ministero dei Trasporti con il titolare del Dicastero. Porremo sul tavolo questa annosa vicenda che, come lei sa, non è di questi giorni.
l'Alitalia continua a fare capricci ai danni di una comunità, quella siciliana, che non chiede elemosine, ma ricorda alla compagnia di bandiera che per noi la mobilità aerea non è un capriccio, ma è una necessità. Per chi vive su un'isola. Per noi andare a Milano in treno significa stare 20 ore sul treno. Ecco perché dobbiamo muoverci necessariamente con l'aereo, ma non si può passare dalle 60 euro se ti prenoti 2 mesi prima a 700 euro se ti prenoti 5-6 ore prima. Senta, noi Presidente, un trattamento equo e dignitoso. Senta Presidente, io le auguro ovviamente che in Sicilia vengano molti turisti, anche perché il momento non è facile per nessuna regione e non è facile per il Paese, al punto che si stanno tenendo gli stati generali. Mi dice in un titolo che cosa ne pensa lei degli stati generali, le piacciono? Inutili, perché il governo non ha un progetto per il Mezzogiorno d'Italia e quindi non ha un progetto per la proiezione mediterranea. Sarebbe bastato mettere assieme i governatori del Sud e capire di quali esigenze noi abbiamo bisogno. Serve pragmatismo, serve buona volontà. Credo che siano un'esperienza inutile. Il presidente Conte avrebbe dovuto invitare i presidenti di regione? Sì, ha invitato una delegazione della conferenza delle regioni e la ringrazio per questa domanda, perché io faccio parte della cabina di regia della conferenza delle regioni. Siamo in 3 in tutta Italia. Lei ci crede che io dovrei essere agli stati generali alle 18 e non ho trovato un posto in aereo per poter partire dalla Sicilia? Quindi lei non può andare. Il primo aereo disponibile, il primo posto disponibile è alle 19:25. Arriverò tardi a Roma stasera. Questo le dà l'idea di come i collegamenti aerei in Sicilia da parte dell'Alitalia siano assolutamente infelici, disarmante questo trattamento. Deve finire, questo andazzo deve finire. Lo dico non per chiedere elemosine, ma per chiedere un equo trattamento per una comunità isolana che si muove per necessità e ha il diritto di poterlo fare, visto che la mobilità è un diritto costituzionale. Senta Presidente, da ultimo, mi è molto personale, chiaro il concetto, da ultimo le chiedo, il centrodestra doveva andare? Hanno sbagliato per ora i leader delle opposizioni a dire che non andranno? Non ho titolo per dare la pagella ai leader del centrodestra. Io ho ritenuto inutile questa esperienza, ma ci andrei per doveri istituzionali. I rapporti col centrodestra naturalmente li regola il Presidente del Consiglio. Se riteniamo tutti che siano inutili gli stati generali, meglio dedicarsi ad altre cose piuttosto che stare lì per sentire Matteo una Salvini nel frattempo è alla finestra che applaude. Lui, apritemi un attimo Elena, eccolo là, applausi, sotto ci sono un po' di persone. Sì, si è affacciato perché da questa parte c'è una contestazione dei giovani. Ah, quelli erano bacioni? Fascista, esatto. E lui ha iniziato a fare bacioni, dall'altra ci sono invece sostenitori. E a un certo punto c'è stato anche un momento di tensione perché alcune persone, come vedete qua si è schierata la polizia, ha cercato appunto di... fare il cordone di contenimento. Si sono seduti. Esatto, si sono inginocchiati in questo momento, insomma, come sappiamo sono in corso in Italia e in tutto il mondo il gesto di Floyd, no? Sì. Sono inginocchiati tutti e lo stanno contestando e lui si sta affacciando. E fatemi rivedere, c'è ancora la finestra, Salvini? È ancora lì? No, in questo momento non c'è. Va bene, Presidente Musumeci, le chiedo, ma lei si sente rappresentato da Matteo Salvini? Non è il mio partito, la Lega, e non è Salvini il mio leader. Io ho un movimento autonomista tutto siciliano e naturalmente appartengo al centrodestra. Salvini di cui Salvini è il leader più importante, però, no? C'è la Meloni e c'è Berlusconi. Io voglio bene, stimo tutti e tre, ma tengo caro il mio movimento siciliano,
che spero possa avere quanti più consensi possibili, naturalmente. Ce l'auguriamo per lei, Presidente, buon lavoro. E poi io mi auguro, grazie, che la questione dei trasporti con la Sicilia, che tutti noi amiamo e dove ci piacerebbe andare anche magari agevolmente, migliorino, davvero glielo auguro per lei e per tutti noi, perché insomma la Sicilia è un posto imperdibile. Se mi permette, lei chiedeva una finestra sulla Sicilia all'inizio. Sì. Mi dispiace averla delusa perché io sono nel mio studio di lavoro, ma le assicuro che se ci sarà una prossima volta faremo in modo con la troupe di andare o a mare o sull'Etna. Ah, che meraviglia! O alla Valle dei Templi. Qui, raccolgo la promessa, Presidente. Io ho una memoria d'elefante, quindi me lo ricorderò. Così. Arrivederci, buon lavoro e sarò buona così. Estate. Buonasera. Per la Sicilia. Andiamo in grazie. Pubblicità.